Ora vedano, il dottor Probato, ecco perché parlavo di lui, vi ha sollecitato a rileggere in Camera di Consiglio un documento che è importantissimo. Non solo vi ha sollecitato a rileggerlo, ma vi ha anche invitato a ascoltarlo, perché se è possibile, se voi lo potete fare, si tratta di un nastro registrato ed è la registrazione, la telefonata intercorsa fra Lotti e la Filippa Ricoletti. È la rilettura di questo documento che mi ha indotto a modificare le mie conclusioni e a chiedervi che voi applichiate, come vi ha chiesto il difensore di Lotti, l'articolo 597 del codice, 587 del codice procedura penale. Vedete, è un documento importantissimo, è fondamentale per capire tutto, perché c'è tutto in questo documento. Cominciate, prima di rileggere questo documento, voi dovrete, secondo me, rileggervi le dichiarazioni contenute a pagina 20 della memoria dei consulenti del Pubblico Ministero Lagazzi e Fornari sulle dichiarazioni fatte a loro da Lotti. Sono dichiarazioni che sono contenute in questa verbale, in questa relazione, e che poi voi a pagina 68 del fascicolo 28 del verbale le dichiarazioni del consulente Lagazzi apprendete che si tratta di dichiarazioni testuali, vale a dire non riportate o interpretate dai consulenti, ma testuali, e le dichiarazioni sono queste: se non dicevo nulla ero bello che dentro, mi hanno messo davanti a dei contrasti, io ho dovuto ammettere qualche cosa altrimenti me ne sarei andato in carcere, io ho fatto spesso dei giri in macchina ma non ho mai fatto il guardone, non ho mai fatto cose del genere, non so se Pacciano e Vanni facevano cose del genere, io andavo con loro solo a fare le merende, poi non so niente. Questo dice Lotti ai consulenti. E allora, dopo aver ricordato queste dichiarazioni fatte ai consulenti da Lotti, vedete la deregistrazione e la telefonata con la Nicoletti. La Filippa dice: e verrai che ti metteranno in galera anche te, e Lotti risponde: e tu vedrai va a finire in quella maniera. La Filippa dice: eh sì, e Lotti dice: speriamo di no. E qui c'è subito l'interesse, la paura di finire in galera, paura di finire in galera che poi viene evitata, perché come sappiamo Lotti non fa un giorno di galera. Quanto alla spontaneità, eccole qui, dice la Filippa: comunque se uno dice la verità, la Filippa, che è una persona di buon senso, dice, comunque se uno dice la verità è giusto che dice la verità. E Lotti dice: sì, dice, ma ti fanno certi colloqui che alla fine io un ce la fo più e ti imbrogliano. E poco dopo ribadisce: e a me mi hanno costretto, vedrai alla fine, non lo so, speriamo di no, ma io dico che va a finire dentro, speriamo di no. Quattro battute in più, e la Nicoletti insiste: ma io che ti devo dire, tu hai... E Nicoletti a questo punto ha qualche dubbio: ma è vero quello che hai detto? E il Lotti dice: il che? Che l'hai visto ammazzare? E Lotti risponde testualmente: ma ormai, prima ormai, l'ho detto, non posso mica tornare indietro. La Filippa insiste: ma è vero? E Lotti dice: è vero, ormai l'ho detto, secondo ormai, ma hanno imbrogliato loro, se no... Dice poi la Filippa: tu devi dire se è vero oppure no. Sì, è ormai l'ho bello detto, terzo ormai. Ormai l'ho bello detto, e che vuol dire? La Filippa dice: ma tu a me mi devi dire se è vero. È ormai l'è vero. Fine, no? Sono quattro volte che dice, voce dal sen fuggita, più richiamar non vale, non si trattendo strale quando dall'arco uscì metastasi. E questo che dice Lotti? È che, ed è impotente, completamente preso dal meccanismo e non può andare oltre. Poi mi hanno interrogato sull'84, dice Lotti, se ero andato gli hanno visto la macchina a Cosola, e che gli fa? Se hanno visto la tua macchina, dice la Filippa, ma hanno imbrogliato su questo fatto qui, dice. Se no io sapevo su uno solo e basta. Vabbè, dice, su uno solo sapevi, dice la Filippa. Quando mi fermai lì, e qui dice, qualcosa deve ammettere, anche nei confronti della Filippa Nicoletti. C'era la tenda, vidi la tenda e c'era due persone, quell'altro l'ha riconosciuta subito.
perché dice quell'altro, l'ha riconosciuto, perché a lui gli hanno detto che Pucci sta dichiarando di aver riconosciuto le persone, aver visto le persone. Io non l'ho riconosciute, dice, io non l'ho riconosciute. Presidente, è 5 minuti, ho finito. Ma che ha visto questo signore? Ti trattano in una maniera... Tra l'altro di questo non avevo mai parlato. Scusi, abbia pazienza. Perché lei deve avere un tempo maggiore degli altri? No. Il problema è solo questo. Io non vi ho fatto problemi per parlare due difensori. Vi ho soltanto chiesto di utilizzare lo stesso tempo tutti quanti. Lei non può pretendere di avere più tempo degli altri. Ho capito. Purtroppo c'è stata questa, alcune sollecitazioni sono venute rispetto a fatti di cui non mi ero occupato prima. Dovuto parlarne per questo motivo. 5 minuti mi dà, Presidente. Sì, sì, gliele do, però parola che smetto. Parola che smetto. Però ecco l'obiezione. Qualcuno fa un'obiezione, dice, vabbè, d'accordo, ma dov'è la calunnia nei confronti di Vanni? Perché ce l'ha con lui? Questo è quello che dice anche una certa giurisprudenza, bisogna andare a valutare internamente quale può essere l'interesse calunnioso nei confronti di una persona, perché proprio con lui? La domanda è questa, e la risposta l'ha trovata anche questa in questo documento. Giancarlo Lotti dice, vuoi sapere che gli ha detto questo Mario il Vanni? Dice la Filippa, dice, sono stato io a fare gli omicidi. Chi è stato? Te? No, l'ha detto lui, io sono andato a fare. E allora fate il confronto in settimana. Quindi, il Lotti sa che Vanni lo sta accusando di essere lui aver commesso gli omicidi. Ecco che c'ha con Vanni, ecco che ti ha fatto questo nome. Dice, 4 pagine dopo di questa, dice che li ho ammazzati io. Chi lo dice? Vanni? E questo è il fatto più grave di tutti, c'è niente da fare. Mi ci ha tirato per i capelli a parlarne i colleghi della parte civile, io non avevo parlato. C'era scritto, come dicevano quelli che mi accompagnano per andare al colloquio in questura. Ecco, sono andate le cose. Tempo dopo, quando parla con i consulenti Lagazzi e Fornari, controllati sulla relazione, continua a ritenere Lotti che il Vanni lo sta accusando. Allora, vogliamo commentare questi accompagnatori che contaminano la prova? No, non avrei mai parlato, fosse stato per chi, il suo Buena in particolare, ha tirato in ballo sta telefonata e non avrei parlato. C'è bisogno di spiegare per quale motivo di rancore o di ritorsione, secondo il termine più proprio, perché una ritorsione, il Lotti accusa il Vanni? No, non c'è bisogno, lo sappiamo. Poi in questa telefonata si parla anche della 128 rossa, quella non può essere agli Scopeti perché è rotta, perché è senza assicurazione, non si va a commettere quegli omicidi con la macchina rotta e senza assicurazione. E qui Lotti dice ai giovani, ma poi gli hanno visto una macchina, dice a Scandicci a giovani, e io che ne so, ma per l'appunto la mia macchina è da tutte le parti. Su Pucci dice che Pucci le è uguale, e le è uguale ovviamente perché anche Pucci è nelle stesse condizioni, anche lui subisce gli stessi interrogatori. In quei giorni anche lui ha gli stessi accompagnatori che lo accompagnano ai colloqui. Questa telefonata mette un punto fermo sull'inattendibilità assoluta da un punto di vista intrinseco di Lotti, perché questa telefonata mette un punto fermo sulla non genuinità anche della confessione di Lotti. Quindi i motivi della difesa Vanni, che riguardano questa inattendibilità intrinseca assoluta della posizione di Lotti, si estendono a Lotti, anzi si potrebbe dire che riguardano in primo luogo lui, non tanto la mancanza di riscontri sulla chiamata di Correo di Vanni, che ci sono, anzi ci sono controindicazioni, quanto tutte le controindicazioni sulla confessione, sulla sua genuinità. Quindi l'articolo 587 si applica in pieno, e l'estensibilità dei motivi di una parte diligente alla parte negligente, dice la Cassazione, è un rimedio straordinario, uno strumento volto ad impedire la contraddittorietà di giudicati, quindi corrisponde ad un interesse superiore di giustizia che trascende come tale l'attività delle parti, la contraddittorietà che la difesa di Vanni vuole impedire perché ha interesse ad una sentenza definitiva. Quindi il difensore di Lotti
dice che lui questo rimedio ora lo vuole. E questo ne prendiamo atto, ha detto la sede di replica, il 587 si applica, fino ad ora diceva che la volontà del suo cliente era diversa, e su questa volontà, per dire la verità, io avrei preferito che il signor Lotti, questa volontà di essere mandato per 30 anni in una galera, perlomeno ce la venisse a dire qui lui, e non che avvenisse uno dei tanti fatti eccezionali di questo processo, dove c'è il serial killer per procura e c'è anche la persona che in qualche modo sostiene, insiste sulla sua confezione anche d'aver sparato a Giogoli per procura in senso tecnico, perché la procura non c'è da noi nei confronti dell'avvocato difensore. Questa è una cosa che francamente mi lascia piuttosto incerto, e l'ottimo non c'è purtroppo, e invece una parola l'avrei voluta sentire meglio da lui. Concludo: riforma totale della sentenza, assoluzione di Mario Vanni, ex articolo 530, primo comma, per non aver commesso i fatti. L'interesse di questo difensore a che i motivi del Vanni si estendano anche a Lotti, l'ho detto, riguardano una sentenza che sia solida, che non desti nessun tipo di censura. È interesse di quest'uomo arrivarci al più presto. Grazie. La Corte si ritira. Vanni voleva dire una cosa. Buongiorno a lei, signor Presidente, e a tutta la Corte. A quello che ha dichiarato Lotti non è vero nulla, sono tutte bugie. Il Lotti è un pazzo. Riguardo agli omicidi di Mosto di Firenze, io non so nulla e non c'entro nulla. Mi creda, signor Presidente, questa è la verità. Grazie.